L'assegnazione dell'incarico fiduciario per il nuovo comandante della Polizia Locale di Foggia presenta dubbi e criticità sul piano della legittimità amministrativa e dell'opportunità politica. Ad affermarlo è il consigliere comunale Antonio De Sabato, l'ex candidato sindaco a capo di una civica, ha presentato una richiesta di annullamento in autotutela della procedura di selezione pubblica ed è pronto ad interessare l'ANAC. Troppi, a suo dire, sono gli incarichi fiduciari dell'attuale amministrazione comunale di Foggia. Questo strumento a noi in questo momento storico, soprattutto dopo uno scioglimento per mafia, rapportato alla scelta del comandante della polizia locale, rappresentava dei profili di inopportunità sicuramente politica. Andando ad analizzare la situazione nel corso dell'ultimo mese, diciamo, ci siamo accorti che sono emersi anche profili di illegittimità, a nostro avviso costituzionale, normativi. Anche la stessa legge prevede che tali dirigenti, tali figure, debbano essere assunte per concorso. La sostituzione dell'attuale comandante delle Noci con una nomina fiduciaria è una vicenda che, a detta di De Sabato, getta ombre sulla trasparenza dell'ente. Inappropriato, a suo dire, procedere con l'assegnazione di un incarico peraltro delicato ed importante e rinnovabile fino al termine del mandato sindacale. È stato inviato ovviamente alla sindaca di Foggia, al responsabile anticorruzione del comune di Foggia e anche all'ANAC. Quindi attendiamo veramente fiduciosi, perché vogliamo semplicemente chiarire questo aspetto. La nostra non è mai una presa di posizione polemico strumentale, ma di fronte anche ad un sentimento, ad un dubbio, ad una procedura che a nostro avviso sta subendo un abuso all'interno di questa amministrazione, perché anche gli altri tre dirigenti, le altre tre figure sono state assunte con il 110.